Scolarizzano le masse grottesi. C'era la nostra era delegante, però Grotte rispetto agli altri comuni della provincia di Vicenza è l'unico comune che riesce, grazie a Valdese, a scolarizzarsi. E diventa anche un granaio durante il periodo delle guerre. È stato un punto di riferimento. Sì, veramente. Ci sono stati molti istituzionali, soprattutto dopo l'età. Qua ci sono i nostri padri della pace, ma da Napoli in su sono le padri della pace. Io non penso che noi diversi siamo stati annessi al governo San Paolo. La storia ognuno poi l'anche cioccolato. Abbiamo, diciamo, una molto rivoluzionata dopo. Chi è che sta facendo questo momento? Però subito usciamo subito, non un attimo non ci parliamo poi. Però anche questo punto internazionale, ci sono stati dei giovani liberali manziniani, tra questi il nonno di Pietro Grau. E proprio di Grotte poi fugge dal regime, dalla ciocceria. Funerale del presidente Grau. C'ero anch'io. Ah, c'era anch'io. In piazza Montecitorio. Piazza Montecitorio, sì. Un paese che ha vissuto fino a qualche anno fa, grazie al commercio. Sì. Si dice che in Grotte ci sia stata pure una zona di ebrei, perché questo fenomeno della porta a porta del commercio. Sì, perché siete una comunità di commercianti, sì, una... molti dei tuoi concittadini sì, lavorano a Caltanissetta. E chi lavora onestamente guadagna onestamente. Purtroppo diventiamo sempre più poveri anche perché le nostre intelligenze vanno tutte via ed è questo un momento drammatico. Cerchiamo tra mille difficoltà di portare avanti quelle che sono le istituzioni del nostro comune.
frenare. Questa è la sfida, ma soprattutto cominciare innanzitutto ad avere una regione che sia più vicina ai comuni, anche ai piccoli. Noi con Luigi abbiamo incontrato tantissimi sindaci in questo giro elettorale che abbiamo fatto in questi mesi. O per trasferire anche il concetto che la regione deve cominciarsi a mettere in gioco, cominciando a risolvere determinati problemi che le amministrazioni comunali da sole non potranno risolvere mai. Sì, ma soprattutto cominciare a diventare davvero un alleato nelle grandi tematiche. Cioè, oggi ci sono tantissimi soldi nella comunità europea, di fondi diretti di farlo, non i bandi che fa la regione, quelli che stanno a Bruxelles. I comuni non hanno né personale né i soldi per fare degli appalti in esterno per fare la progettazione, e sono opportunità che vengono a mancare sul territorio. E io ho già detto ad esempio ad Angelo Cambiano che vorrei che lui organizzasse poi un dipartimento all'interno dell'assessorato per fare un ufficio di progettazione. Lui avrà 10 locali e lui che da sindaco parlerà con i sindaci, questa è una cosa importante. Sì, me l'ha detto, sì. Quindi organizzare un ufficio che si occupa della progettazione per conto dei comuni, che vi darà una mano ad andare a prendere l'ultimo soldo. Nella programmazione 2007-2013 un miliardo di euro c'era di fondi diretti. Sai quanto quanti ne siamo riusciti a utilizzare qui in Sicilia? 700.000 euro. Abbiamo lasciato oltre 990 milioni da quel lato, perché non eravamo in grado di fare progetti nei comuni. Dico, è davvero una... È una stupidaggine questa, dobbiamo metterci, cioè al di là poi della casa capolitica dobbiamo cominciare a collaborare, perché se crescono i comuni e i territori comincia a svilupparsi una ricchezza che poi a cascata comincia ad arrivare su tutti, ed è la grande sfida che dobbiamo fare, anche perché sennò a sti sindaci noi gli stiamo chiedendo semplicemente fatti eleggere per prenderti le parolacce che poi i cittadini ti verranno a dire, anche quando la colpa non è tua, che poi la gente, il sindaco lo utilizza come il medico di famiglia, è il primo che chiama. Sì, no, ma guarda che noi abbiamo problemi nel nostro movimento, perché il sindaco non può parlare più nessuno, ci sono solo responsabilità, come tranne Bufalino che lo vuole fare. Gastro lo vuole, anche Sprecciano. Uno si augura sempre il meglio per il comune, giusto? Poi alla fine, al di là poi della direttiva politica, rimane comunque il fatto di dover lavorare sempre per la comunità, questa è importante. Comunque noi vi ringraziamo per averci accolti anche in maniera istituzionale, ci faceva piacere proprio comunicare anche il senso di collaborazione al di là dei colori politici, al di là del movimento, al di là di tutto. Il nostro è un approccio verso tutte le persone che vogliono lavorare per il bene sia di questa terra ma anche del paese, perché poi domenica chiudiamo questo capitolo, poi si apre nei prossimi 4 mesi quello delle politiche, e l'approccio vincente è quello di riuscire a coinvolgere tutte le persone che vogliono cambiare le cose e che hanno anche l'esperienza per cambiarlo, perché poi l'obiettivo è anche mettere a fattor comune conoscenze e esperienze. Io devo dire che negli ultimi 3 mesi con Giancarlo, parlando con tanti sindaci, abbiamo appreso tantissime difficoltà che magari non conoscevamo fino in fondo. Avete anche stessi problemi ma caratteristiche differenti che richiederanno anche degli interventi mirati in alcuni comuni della Sicilia, e lo faremo sia dal punto di vista regionale ma anche dal punto di vista nazionale, sia con la legge di bilancio sia con i provvedimenti che riguardano gli enti locali. Quindi c'è solo da lavorare, adesso vedremo come andrà domenica e poi da lunedì ci mettiamo al lavoro tutti quanti insieme, però veramente apprezziamo molto il fatto che ci abbiate accolto nella casa comunale. Grazie davvero. Se per voi va bene scendiamo. Sì, sì, sì. Andiamo. Sì. Io comincio a scendere io. Ok, è carino.
Loro probabilmente traggono una battuta tua se sul nazionale, perché loro sono tutti 5 sul nazionale. No, quello è Rai che gli servono i 14 secondi. Abbiamo una Rai per 14 secondi. Anche loro hanno. Ma si dovrebbero montare.
sì. Allora, buonasera a tutti. Vi chiederei, se possibile, non di stare dietro al palco, di venire avanti, perché poi vi mettete sempre a parlare dietro al palco e ci fate impazzire. Io la prima persona voglio ringraziare è il sindaco che ci ha concesso di parlare qui, vista la pioggia, perché non avevamo fatto domanda per utilizzare questo spazio, quindi lo ringrazio, ringrazio anche per averci accolto. Io vi dico che in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi, se possibile, ecco, allora, in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi con Giancarlo abbiamo cercato di incontrare tanti sindaci, non solo quelli del Movimento 5 Stelle che governano i comuni, ma tanti altri che governano piccoli e medi comuni. Non ne usciamo. Se dovessimo vincere le elezioni il 5 novembre, dopo il 5 novembre, noi dovremo collaborare con tutti coloro che vogliono cambiare le cose all'interno dei comuni, all'interno degli enti locali. La differenza la farà la buona volontà. Chi ha buona volontà e vuole cercare di cambiare un territorio che è in queste condizioni, che ho imparato a conoscere soprattutto negli ultimi 3 mesi, bene, allora starà con noi e potrà lavorare insieme a noi. Deve essere prima di tutto un progetto corale, aperto, di discussione aperta. Ecco, Giancarlo. Io vi ringrazio per essere qui, ovunque stiamo andando, qualsiasi ora del giorno, stiamo incontrando persone e stiamo cercando di parlare a più persone possibile, anche perché parlare negli occhi alle persone, avere la possibilità di raccontare la nostra idea di Sicilia è una cosa che non ci è permesso attraverso i media. Guardate, non è una questione di trasmissioni, non è una questione di persone di TV, di TG, è che io in 10 secondi di TG non ti posso dire quello che voglio fare per la Sicilia, non riesco a dirti neanche il mio nome, come in un talk con una marea di domande, è difficile riuscire a raccontare che cosa vogliamo fare con la vostra sanità, con i vostri trasporti, con la vostra formazione professionale, con i precari della pubblica amministrazione, con i forestali. Ci sono tanti temi da affrontare, li possiamo affrontare solo cercando di mettere insieme più persone possibile e parlandogli negli occhi, e quindi questo momento per noi è molto prezioso. Io vi dico, ho fatto insieme a Giancarlo negli ultimi 3 mesi 9.000 km circa in Sicilia, abbiamo fatto tanti eventi come questi e ho imparato a conoscere la vostra terra. È una terra incredibile, di una bellezza veramente che è difficile da replicare in altre parti del mondo. Io dico sempre che passi il tempo a girare tutto il mondo d'estate per vedere dei bei posti, poi vieni su quest'isola e li trovi tutti quanti insieme, quei bei posti che hai visto in giro per il mondo. Questa è la Sicilia. E ve lo dico, vi parlo da cittadino del sud, io sono campano, ma abbiamo tante cose in comune, anche dei problemi, che più la vedi, più la guardi, la Sicilia, tu ti chiedi ma com'è possibile che abbia il 22% di disoccupazione, il doppio della media nazionale, poi l'Italia ha l'11% di disoccupazione circa, voi avete il 22%, il 57% dei giovani non lavora, questa è una delle prime regioni per immigrazione, nel 2015 sono andate via circa 100.000 persone, 11.000 all'estero e le restanti nelle altre regioni d'Italia. Questa è una regione all'ultimo posto per raccolta differenziata in Italia, cioè tanti indici, mi permetto di citarli perché subito dopo gli indici della vostra ci sono gli indici della mia regione, però in questi problemi troviamo anche le motivazioni per cui siamo qui. Voi siete la prima regione d'Italia per pensioni d'oro, 30.000 pensionati d'oro ci sono in questa regione, a fronte di una regione che ha il 55% dei siciliani a rischio povertà, cioè più di un siciliano su due è a rischio povertà, e tra questi ci sono principalmente i pensionati minimi a cui rubano i soldi i pensionati d'oro, cioè è una teoria dei vasi comunicanti nel bilancio dello Stato o anche nel bilancio di un comune. Se si sprecano soldi per cose inutili o per privilegi è chiaro che qualcun altro li sta pagando, non vi dico niente di nuovo. Io però vi vengo a dire una cosa, che questo è il momento, domenica 5 novembre, questa domenica, tra pochi giorni, è il momento di andarceli a riprendere quei soldi. Noi in questi anni dall'opposizione li abbiamo dimostrato sia a Roma sia a Palermo, quindi all'Assemblea regionale siciliana, siamo stati gli unici ad avere il coraggio, ad avere la fermezza di rinunciare al vitalizio e dimezzarsi lo stipendio senza aspettare una legge dello Stato che ce lo imponesse.
Adesso vi stiamo dicendo: chiudiamo la partita, completiamo l'opera, mandateci al governo di questa regione, tagliamogli quello che hanno tolto dalle nostre tasse, quello che hanno preso dalle tasse che paghiamo ogni mese, ogni anno, e cominciamo a riprendercelo, andiamogli a tagliare quelle cose che abbiamo già tagliato a noi e che ci dà la credibilità per venirvela a dire, perché guardate, tutti vi verranno a dire che vogliono aiutare questa regione, tutti vi verranno a dire che vogliono cambiare la Sicilia, tutti vi verranno a dire che questa regione diventerà bellissima, però ci sei stato 30 anni al governo, poteva diventare bellissima, poteva diventare bellissima prima, e non lo è diventata. Quindi adesso il valore è la credibilità, poi per carità tutti facciamo errori, ma io non ho mai valutato il disastro che hanno creato nelle nostre regioni come errori. Quelli non erano incompetenti, quelli quando vi hanno massacrato la sanità, l'hanno massacrata perché la utilizzavano come bancomat per le loro carriere politiche, o gli appalti della sanità o le nomine della sanità servivano ad alimentare i loro partiti, le loro carriere, e poi è logico che non c'erano i soldi per le barelle, per i reparti e per gli ospedali. Nella mia regione si pagavano 3 volte le stesse fatture, per incompetenza, per errore, ma quando mai? Si pagava 3 volte la stessa ditta che doveva avere dei soldi, e poi magari andate a vedere quelle ditte finanziano la campagna elettorale di chi si ricandida e vi viene a dire pure che vuole aiutarvi, quando è il vostro aguzzino politico. E questo vale per tutto, vale per i rifiuti. La Sicilia è l'ultima per raccolta differenziata perché i siciliani non sanno fare la raccolta differenziata. Perché oggi sappiamo benissimo che anche quando la fai finisce tutto in un solo impianto. E alla fine il meccanismo lo conosciamo bene. Ma il meccanismo è legato al fatto che il vostro assessore ai rifiuti in tutti questi anni è stato legato a chi faceva business sulle discariche e non aveva nessuna intenzione di fare raccolta differenziata in questa regione. Come vale per i vostri trasporti? Io vi dico, negli ultimi 3 mesi ho passato più tempo qui che altrove e l'ho fatto per 2 ragioni. Una, perché il nostro candidato è Giancarlo Cancelleri, perché le persone fanno la differenza, il movimento è una grande comunità, ma le persone fanno la differenza. E per me Giancarlo è sempre stato un esempio di concretezza, di persona concreta. Quando Giancarlo mi chiamava per le iniziative in Sicilia non era mai per perdere tempo o per parlare inutilmente. Lui mi ha sempre chiamato quando crollava il ponte della Catania-Palermo, si tagliavano gli stipendi e costruivano la Trazzera. Dovevano aiutare delle città che avevano dei problemi di riqualificazione urbana, si tagliavano gli stipendi e facevano polmoni urbani che era un progetto di riqualificazione. Quando servivano dei progetti per la disabilità nello sport, loro ci hanno messo i soldi tagliandosi 3 milioni di euro di stipendi. Questo per me è concretezza. Ora portiamo questa concretezza al governo della regione e non all'opposizione della regione, perché voi se doveste mandare, deciderete voi, se doveste mandarci all'opposizione, noi continueremo a tenere fede agli impegni presi, perché siamo una forza politica che fa quello che dice, però se ci mandate al governo costringeremo gli altri anche a tenere fede alle parole che dicono in campagna elettorale che poi si dimenticano il giorno dopo le elezioni. E allora sarà molto interessante. Ma la seconda ragione per cui ce la stiamo mettendo tutta è che voi avete una fortuna che io da cittadino campano non ho, che si chiama statuto speciale. Lo statuto speciale è stato utilizzato contro di voi, è chiaro, ma si evince, basta vedere i bilanci, le leggi regionali che sono state fatte. È evidente che lo statuto speciale sia stato utilizzato come arma contro di voi. Però adesso è il momento di prendere questo statuto speciale e cominciarlo ad utilizzare per noi. E guardate che questa è una regione nella quale voi avete i beni culturali sotto l'assessorato ai beni culturali. Nella mia regione dobbiamo andare a parlare col ministro per gestire i nostri beni culturali. Voi ce li avete sotto il controllo del vostro assessore ai beni culturali regionali. L'agricoltura, la pesca, potete incidere direttamente con delle leggi regionali. In alcuni casi addirittura potete recepire o non recepire le direttive europee. Direttamente voi potete deciderlo, senza che ve lo imponga il Parlamento o il Governo nazionale. Guardate che queste cose fanno la differenza, perché significa che noi alcune questioni annose che nelle altre regioni richiedono una legge nazionale, qui richiedono solo una legge regionale. E che cosa significa? Significa che una legge regionale per i siciliani è molto più incisiva di una legge nazionale per i siciliani. Ovvero, se voi doveste eleggere Giancarlo Cancelleri, presidente della regione siciliana, con la sua maggioranza, potremmo chiudere tante questioni qui senza bisogno
bisogno di pregare Roma o Bruxelles. Se ce ne sarà bisogno, avete degli strumenti che le regioni a statuto ordinario non hanno. Voi avete la sede a Bruxelles, di cui dopo Giancarlo magari vi parlerà, per riuscire a incidere sulle direttive europee. Avete gli strumenti che avete a Roma per poter incidere sulla conferenza Stato-Regione, ma addirittura in alcuni casi il Presidente può entrare nel Consiglio dei Ministri, può chiedere di partecipare al Consiglio dei Ministri in alcuni casi, grazie allo Statuto Speciale. Allora, probabilmente in questo momento è più importante andare a votare alle regionali che alle nazionali, per i poteri che state decidendo di mettere in mano a Giancarlo o ai suoi competitor. Se doveste decidere, deciderete voi di mettere in mano lo statuto speciale agli altri candidati, uno come Musumeci, vi potete togliere un disturbo, di immaginare una regione diversa, perché è quella che avete sempre visto in questi anni, perché nelle sue liste ci sono quelli che hanno lucrato sulla sanità, che hanno lucrato sulla formazione, che hanno lucrato sui fondi ai poveri. Gli impresentabili sono questi. Noi non è che abbiamo qualche problema con i processi, la questione non è di pregiudizio verso chi è coinvolto in un processo, ma se in una lista ci sono 10-20 persone che sono coinvolte nei processi per scandali sulla sanità, scandali sui trasporti e sulle autostrade, scandali sui fondi alla formazione regionale, quello che hanno arrestato l'altro giorno era uno che utilizzava i fondi per le famiglie povere dandole ai finti poveri in cambio di voti, voi capirete che siamo preoccupati per il futuro di questa regione, perché se quella gente va al governo continuerà a fare quello che ha sempre fatto in passato, utilizzarvi come il bancomat per le proprie carriere personali. Noi quel bancomat glielo vogliamo togliere e l'obiettivo è farlo il 5 novembre, perché è un treno che non passa più, il treno del 5 novembre non passa mai più. Penso che abbiamo di fronte delle grandi opportunità, dei grandi momenti, uno di questi è il 5, non permettete a nessuno di utilizzare le elezioni regionali per chiavi nazionali. Le elezioni regionali sono importanti per i siciliani, chi vince o chi perde non è importante per il proprio partito, è importante per voi, per quello che farà per voi e quello che non farà per voi. Lasciamo perdere tutti i calcoli, 1 milione di voti, 2 milioni di voti in più a chi vince e chi perde, togliamoli di mezzo. I siciliani vogliono essere rispettati in questo voto. Io l'unica cosa che vi chiedo è di andare a votare, non di andare a votare per noi. Andate a votare, perché non andando a votare, quella minoranza di impresentabili diventerà una maggioranza relativa, perché se il 50% si astiene, loro diventano maggioranza, se il 50% va a votare, loro diventano una piccola minoranza che metteremo in quell'angolo lì dell'Assemblea regionale siciliana e gli taglieremo. E gli taglieremo il vitalizio, gli stipendi, e vi insegneremo come si fa politica senza soldi, perché noi in questi anni magari non vi abbiamo dato tutti i risultati che vi aspettavate, perché non avevamo i numeri per fare tante cose, però credo che abbiamo un po' di credibilità per venirvi a dire che noi i soldi ve li abbiamo restituiti, non ve li abbiamo tolti, noi i soldi ce li siamo tagliati e soprattutto abbiamo portato avanti delle battaglie che provavano a difendere la nostra sanità, le nostre imprese col codice degli appalti, tante cose. Adesso è il momento però di governarla. Questo risultato è a portata di mano, perché nonostante l'avversario di Giancarlo abbia provato a svuotare le carceri per batterlo, non ci è riuscito, perché vedete, queste elezioni le hanno tenute nascoste fino a lunedì deve essere successo, fino a ieri deve essere successo qualcosa. Uno, che hanno visto la piazza di Catania sabato, che era enorme, un sacco di gente. E poi devono aver letto qualche sondaggio. Io credo che siamo davanti a loro guardando i loro comportamenti, perché il comportamento dei media, degli attacchi verso di noi da 2 giorni a questa parte è diventato veramente indegno, indecente, in cui le stragi di mafia del 93 diventano la settima notizia e un tweet diventa la prima notizia. Questa è la situazione nella quale siamo. Io non minimizzo nulla, sia chiaro, chi sbaglia chiede scusa, però oggi io sto assistendo ad un vero e proprio comportamento anomalo che ci incoraggia, perché io e Giancarlo da un paio di giorni ci stiamo dicendo: ah, vuoi vedere che questi hanno veramente paura di perdere e stanno per perdere? Signori, Giancarlo Cancellieri.
È più di due mesi e mezzo che con Luigi stiamo girando per tantissimi comuni. Intanto si interroga, dichiara: dove andiamo oggi? Faccio: due pomeriggio andiamo a Grotta. Mi fa: allora posso dire, è una piccola comunità della Argentina. Però lui ha imparato, dopo due mesi e mezzo, non va più la domanda, dice: ma sei piccolo, che ci andiamo a fare? Perché ha capito l'importanza delle piccole comunità nella nostra regione. Ha capito che quando gli ho detto di andare a Gallo d'Oro, 380 abitanti, era per andare a portare un messaggio a chi è stato da sempre dimenticato da tutti, che noi non ci dimenticheremo di quello. Bravo! È stato importante oggi questo messaggio, lo portiamo oggi. D'altronde, secondo me, le elezioni si vincono in questi luoghi, si vincono dove nessuno si è dimenticato qual è il senso vero di una vita vissuta all'interno della propria comunità, che è proprio quello di essere comunità. La solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, chi sta meglio che aiuta chi sta peggio. Questo è il senso, è il vero senso civico che dobbiamo portare al governo di questa regione. Gli altri si sono dimenticati di solidarietà, di senso di comunità. E questa è una cosa che invece noi dobbiamo riscoprire, ma la possiamo riscoprire solo in questi luoghi, dove davvero non si è mai persa. È una cosa molto importante. Riuscire a parlare con le persone senza filtri, riuscire a parlare con le persone senza avere nessun problema, riuscire a parlare con le persone senza che qualcuno vi venga a raccontare quello che vorremmo fare al governo, lo raccontiamo direttamente noi. È quella che diventa una campagna elettorale poi più vera, più viva, più semplice anche. E allora io ogni volta che ho sentito parlare avremmo potuto scrivere, possiamo scrivere un libro con tutte quelle dicerie che gli sono dette. Se il Movimento 5 Stelle vince, ne ho sentite di ogni cosa. Chiudono il 118, licenze le forestali, licenze le precari. Se dico in qualche modo, se il Movimento 5 Stelle vince, questa regione verrà in qualche modo distrutta, bombardata. Sapete che non è vero, lo sapete, ognuno di voi lo sa. In realtà siamo gli unici che hanno scritto un programma di 100 pagine, credibile, realizzabile, che sta parlando dei problemi dei cittadini da una parte e sta ponendo accanto le soluzioni a quei problemi, le soluzioni di una vita che non abbiamo inventato noi, che non abbiamo scritto noi, che non abbiamo tirato fuori dalle stanze dei palazzi, ma le abbiamo semplicemente prese e apprese quando abbiamo girato per 5 anni questa regione, perché noi ci siamo sempre stati nei luoghi a parlare con i cittadini. E quello è il programma del popolo, quello è il programma di chi per una vita ha vissuto problemi e per una vita ha detto: ma c'è sto problema, perché non lo risolvi in questo modo? Perché lo sapete benissimo che chi vive un problema poi ha anche la soluzione, altrimenti non avrebbe senso vivere quel problema, altrimenti non avrebbe senso, uno si sentirebbe inutile. Qualcuno un tempo diceva: se hai un problema e non hai la soluzione sei tu il problema. Io non credo che i cittadini siciliani siano il problema, hanno sempre portato. Il problema è che invece quelle soluzioni chiuse nei cassetti degli assessorati o dei ministeri non hanno mai avuto persone con le mani libere per poter applicare, per poter mettere in pratica tutte quelle soluzioni. Allora noi abbiamo scritto questo programma che io ho definito sempre il manuale di istruzioni per risolvere i problemi della nostra terra. Pensate, c'è davvero un manuale di istruzioni, perché come il manuale di istruzioni di un elettrodomestico, quando lo compriamo all'inizio che è nuovo non lo guardiamo neanche quel manuale, mettiamo la spina e guardiamo il televisore, poi dopo qualche anno magari si guasta, allora tiriamo fuori questo manuale e cerchiamo di capire qual è il problema. Guarda, i canali non si vedono più bene, non sono messi in sequenza, allora e trovi accanto la soluzione. Noi l'abbiamo immaginata in questo modo. Noi l'abbiamo immaginato in questo modo, raccogliendo davvero quelle che erano le sensazioni e le difficoltà, ma anche i progetti per risolvere quelle difficoltà. Abbiamo parlato con agricoltori, con artigiani, con commercianti, con pescatori, con gruppi di cittadini, abbiamo parlato con i medici, con gli infermieri, abbiamo parlato con tutti gli attori principali delle tematiche della nostra terra e ci hanno sempre dimostrato che questo non è un popolo di persone che si lamentano e basta. Ci hanno dimostrato invece che questo è un popolo che vuole davvero partecipare con un'intelligenza collettiva a risolvere problemi. Allora facciamogliela governare questa regione a questo popolo. Noi ci siamo posti come strumento, è un arnese. Allora possiamo decidere se utilizzarlo questo arnese o ancora una volta
facci rappresentare da chi negli ultimi 20 anni questa regione l'ha governata, l'ha distrutta, ha umiliato i suoi cittadini, ma soprattutto ci ha voluto sempre raccontare: avete un problema, ma non vi preoccupate, ve lo risolvo io. Ma io non credo più agli uomini soli al comando, ai gruppi di persone che risolveranno i nostri problemi. Perché badate bene, io li ho votati come li avete votati anche voi, e ne abbiamo dati milioni di voti a quelle persone. Perché siamo stati la Sicilia del 61-0, siamo stati la Sicilia dei governi regionali, siamo stati la Sicilia che in massa, ma non perché siamo dei pecoroni, non perché avevamo bisogno invece di credere a qualcosa. Avevamo bisogno di credere che davvero qualcuno potesse mettere finalmente mano a quelli che erano i nostri bisogni, i nostri problemi, ma non per una cosa personale, ma per vedere finalmente le nostre comunità rinascere, i nostri paesi cominciare a fiorire, meno problemi, più posti di lavoro. Avevamo bisogno di questo. Noi i voti glieli abbiamo dati, ma loro come li hanno utilizzati? Li hanno utilizzati per difendere i loro privilegi, hanno utilizzato lo statuto speciale per difendere i loro privilegi. E non hanno mai fatto nulla per noi invece. Allora è arrivato il momento di fare da soli. È arrivato il momento che i cittadini si mettano in cammino e vadano a governare questa regione. Io, vedete, dico sempre una cosa, e negli ultimi giorni la sto dicendo ancora più spesso, perché ho un'idea di chi deve fare il presidente della regione e soprattutto di come lo deve fare. Io vorrei essere un presidente, se mi darete questa responsabilità, che verrà a firmare le leggi in piazza col popolo, perché vorrò che finalmente questo popolo si riaffermi e si riaffranchi della sua immagine vera e positiva nei confronti di tutto il resto d'Italia. Ci hanno dipinto come il popolo del malaffare, di quelli che non volevano cambiare, di quelli che gli stavano bene, i governanti ladri e corrotti che avevano. Ma noi non siamo i mediocri che ci hanno governato fino ad oggi, noi siamo meglio. Allora dobbiamo lanciare questo messaggio. Allora, quando noi approveremo la prima legge per l'abolizione dei vitalizi e il taglio degli stipendi, quella legge la dovremmo firmare in piazza, la dovremmo firmare tutti insieme. E ci chiediamo tutta l'Italia in Sicilia e cambiamo la Sicilia. E cambiamo finalmente tutto. E allora faremo questo. E piano piano, perché non sarà facile. Guardate bene, non sarà facile, ma piano piano cominceremo a risolvere tutti i nostri problemi. Noi abbiamo bisogno di cominciare ad investire nelle imprese private, il lavoro è la priorità, la prima cosa che mi dite ogni volta, se mi dicessi la prima cosa che volete, il lavoro, si leva un grido, perché abbiamo bisogno di credere al lavoro delle persone di 50 anni che non ce l'hanno, ma abbiamo bisogno di credere pure che dopo tanti sacrifici per far laureare i nostri figli, che grande delitto vederli partire con un treno o con un aereo e farli andare nelle regioni del Nord Europa nel Nord Italia. Grande delitto. Allora li vogliamo qua, non solo quelli che ci sono, ma vogliamo anche fargli ritornare quelli che se ne sono andati. Come fai? Negli ultimi 20 anni la politica ha risposto al legittimo bisogno di posti di lavoro facendo cosa? Creando direttamente posti di lavoro nel pubblico, hanno creato il precariato. Ora è chiaro che a queste persone che lavorano negli enti locali, che da 25 anni stanno prestando la loro opera, che se chiedessi al vostro sindaco se domani mattina non vengono più i precari a lavorare, che succede? Lui mi direbbe: chiudo il comune perché non ho più personale per dare i servizi. Allora non li possiamo abbandonare in questo modo. Io spero che l'anno prossimo, se mi darete la responsabilità di diventare il presidente, di ritrovarmi questa persona di fronte alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, che poteva risolvere con lui quello che è stato presente. Ma vi dico anche come lo vogliamo risolvere, perché la stabilizzazione è l'unica strada. I soldi li abbiamo perché da 25 anni che glieli mettiamo nel bilancio della regione i soldi per pagare gli stipendi a queste persone, e lo continueremo a fare, ma abbiamo bisogno di una deroga alla legge nazionale, quella che prevede soltanto il 50%, la riserva del 50% dei posti disponibili nei concorsi. La dobbiamo estendere per una volta e in maniera speciale per la regione siciliana al 100% dei posti disponibili. E chiudiamo questa partita, così togliamo questa gente, queste persone, i precari, non solo da una vita precaria, gli diamo finalmente una dignità del lavoro vera, ma soprattutto li togliamo dal ricatto della politica che ogni volta è lì costringe a guardare. A queste persone io dico una cosa: ricordatevi che non gli dovete nulla. Non gli dovete nulla, perché se vi hanno tenuto per 25 anni in questo stato, voi non gli dovete nulla a queste persone. E quando vi verranno a chiedere il voto, diteglielo in maniera chiara, onesta e semplice: non ti voto, perché stavolta scelgo per me, scelgo per il mio lavoro, scelgo per il mio futuro.
Ma oggi questo problema del lavoro come lo dobbiamo affrontare? Dobbiamo cominciare invece a rivolgerci a quelle che devono essere le imprese private, noi dobbiamo cominciare ad investire. E allora la cosa importante è cominciare a credere nel settore privato. La politica deve creare non più posti di lavoro nel pubblico, ma deve creare le condizioni economiche affinché chi fa impresa crei i posti di lavoro. E allora come fai? Oggi abbiamo 3 partecipate regionali che si occupano di credito alle imprese. Sono IRFIS, CRIAS e IRPEC. Per il più non significano niente, sono solo sigle. Però per chi ci ha avuto a che fare, qualcuno qui in mezzo, significano lungaggini burocratiche, significano difficoltà di accesso al credito e spesso anche per avere una semplice risposta passa più di un anno. Noi vogliamo fonderle queste 3 partecipate e creare un istituto regionale di investimenti pubblico. Deve essere pubblico perché lo dobbiamo gestire direttamente da noi, perché gli dobbiamo dare le priorità, perché gli dobbiamo dare quello che deve investire, ma soprattutto dobbiamo decidere quello che deve essere il tasso di interessi per varie istituzioni, che deve essere il più basso possibile. A questo punto gli daremo una dotazione finanziaria che in 5 anni prevediamo fra fondi europei e soldi del bilancio della regione, deve essere in 5 anni di 1 miliardo di euro per estirpare la disoccupazione e per investire nelle imprese. E a quel punto gli daremo un mandato. Vai e trova le migliori imprese che ci sono sul territorio siciliano, quelle che nonostante la burocrazia, nonostante la politica, nonostante la regione siciliana, sono riuscite a diventare le migliori e a rendere la Sicilia quel posto che è grazie alle battaglie che hanno vinto contro i competitor europei. A queste qui ti diremo, tira fuori dai cassetti i progetti che hai, che li finanziamo, perché se sei stato bravo in questa fase, con la regione siciliana al tuo fianco svilupperai ancora nuova ricchezza e creerai ancora posti di lavoro. A chi invece sta vivendo un momento di difficoltà, le aziende che stanno vivendo un momento di difficoltà, faremo invece un altro discorso, diremo entreremo nella tua gestione, nella tua amministrazione, attraverso un piano di riconversione ti riporteremo in carreggiata, salveremo i tuoi investimenti, salveremo quei posti di lavoro, salveremo quella ricchezza sul territorio e ti rilanceremo in quel settore dove finalmente diventi competitivo. Poi a quel punto il grande imprenditore saprà fare quello che può fare. Parte la fase 2 poi, perché a quel punto l'imprenditore potrà restituire immediatamente quello che l'investimento che abbiamo fatto su quella impresa, oppure potrà cominciare a restituire questo prestito dopo 1, 2, dopo 5, fino a 10 anni. Come farà a fare questa operazione? Assumendo. Più persone assume e più la prima rata si allontana nel tempo, fino a 10 anni. Qualcuno mi dirà, funziona? Vi dico che funziona perché altri paesi dell'Europa lo stanno già facendo e non lo fanno da ora, lo fanno da oltre 5 anni. La Svizzera, che non ha risposto come noi alla crisi, noi abbiamo risposto con l'austerity, col taglio dei servizi, aumentando le tasse per i cittadini e per le imprese, e non ha funzionato. Loro invece hanno capito che un momento di difficoltà doveva diventare invece un momento di opportunità e hanno cominciato a mettere i soldi investendo nelle imprese. E quando hanno capito che funzionava, hanno preso i loro manager, hanno preso i loro presidenti alle camere di commercio e li hanno mandati in giro per l'Europa. Sono venuti pure in Italia, sono venuti anche in Sicilia. Sapete che discorso facevano? Dicevano, vieni da noi, trasferisci la tua azienda da noi, ti diamo un capannone, ti diamo delle infrastrutture, ti diamo delle utenze e se assumi il 100% degli operai svizzeri per 10 anni non paghi le tasse. Hanno capito che l'intelligenza di un momento stava proprio nel fatto di aggredirla la crisi, non di tamponarla, non di temporeggiare mettendo i sacchi di sabbia aspettando che l'acqua arrivasse, perché poi l'acqua ci ha travolto a noi. Invece loro sono riusciti a creare un ponte e a passare direttamente dall'altra parte. Oggi loro sono uno dei paesi d'Europa che è meglio uscito dalla crisi. Noi ancora l'uscita non l'abbiamo neanche cominciata. Però dobbiamo cominciare ad avere questo tipo di intelligenza, questo tipo di anche di visione sulle imprese private. Diventeranno loro il volano economico di questa terra con la quale finalmente potremo creare posti di lavoro e potremo soprattutto cominciare a far nascere nuove imprese, perché ogni impresa che si sviluppa poi ha bisogno di tante altre imprese che nascono vicino, perché devono creare l'indotto, devono creare poi tutti quei materiali, tutte quelle materie prime di cui hanno bisogno. La questione però non si risolve a Palermo e sapete bene che la battaglia non è neanche da risolvere soltanto a Roma. C'è Bruxelles da guardare, da cominciare a finalmente ad affrontare, quello è un tema caldo. I trattati UE-Marocco, UE-Paesi del Mediterraneo, i trattati con la Cina, i trattati con Canada,
che fanno arrivare da noi, ad esempio quello del Canada, eccetera, cosa succede? I nostri avviano le mietitrebbe per andare a mietere il grano e arrivano le navi cariche di grano del Canada, mentre che i nostri hanno le mietitrebbe sul campo e ammazzi il prezzo del grano, ammazzi il mercato e butti nella disperazione i nostri agricoltori. Lo fanno con l'olio che viene dalla Tunisia, lo fanno con le arance che vengono dal Marocco, lo stanno facendo col pomodoro, lo fanno con i tessuti, con i tessili, con le attività artigianali e con tutti quei trattati che hanno fatto. L'Europa ha firmato trattati senza considerare il fatto che stava distruggendo un pezzo stesso dell'Europa. E allora questa battaglia la dobbiamo cominciare a combattere. Quei trattati vanno rivisti. Come fare? Noi abbiamo un ufficio a Bruxelles che ogni volta tutti quelli che si candidano alla presidenza dicono no, lo dobbiamo chiudere perché è uno spreco, costa troppo. Poi però quando vincono, non lo ricordate che la gente lo diceva, poi ha vinto e non è mica l'ha chiuso, quell'ufficio è ancora là, costa 2 milioni di euro l'anno e ci mettono i trombati alla politica, ci mettono gli incapaci, ci mettono qualcuno a cui devono dare comunque in qualche modo uno stipendio. Noi lo vogliamo mantenere quell'ufficio, lo vogliamo migliorare, lo vogliamo rafforzare, vogliamo metterci due squadre di tecnici. La prima sarà una squadra di esperti che si dovranno occupare di rappresentare le imprese siciliane, in nome e per conto della regione siciliana, pagati dalla regione siciliana, andranno a rappresentare le imprese siciliane al Parlamento europeo, iscritti nel registro dei lobbisti, che sono quelli che rappresentano gli interessi di alcune categorie imprenditoriali, e andranno a parlare con tutti i gruppi politici, non solo quelli italiani, ma anche quelli esteri, perché io sono convinto che nel momento in cui avvieremo questo percorso, questa collaborazione, questo dialogo, scopriremo che tanti altri paesi che vivono la periferia dell'Europa per effetto di alcuni trattati europei stanno anche loro vivendo momenti di difficoltà nelle loro fasce e nelle loro imprese, e a quel punto cominceremo ad avviare una collaborazione. Vi ricordate poco fa vi parlavo di comunità? Il sistema comunità va applicato anche alla politica, va applicato anche alle istituzioni, ai tassi. Un voto a favore nostro per cambiare i trattati che ci riguardano, con un voto a favore loro per cambiare i trattati che li riguardano. E partiremo con un'attività diplomatica di questo tipo. La seconda squadra serve per creare un sogno, quello della internazionalizzazione dei nostri prodotti. Che parola è internazionalizzazione? Quante volte l'avete sentita? La politica della regione siciliana per questo aspetto non hanno fatto mai niente. Tutto quello che vendiamo oggi nel mondo di prodotti siciliani lo dobbiamo semplicemente a chi fa impresa, che da solo si è sbattuto e ha portato i prodotti in tutto il mondo. Noi dobbiamo invece cominciare ad affiancare tutte le imprese che fanno internazionalizzazione. La seconda squadra saranno manager che si occuperanno di trovare compratori per le nostre merci nei mercati europei e nei mercati mondiali, perché io vorrei che in quell'ufficio in Bruxelles si cominciassero a firmare contratti, si cominciassero a stringere mani e ad avviare finalmente delle buone pratiche che possano rendere possibile la nuova ricchezza su questo territorio e la creazione ancora di nuovi posti di lavoro. Questa è la nostra ricetta per l'occupazione e per le imprese. Gli altri io non lo so cosa stanno proponendo, gli altri non li ho neanche sentiti parlare né di questo né di altre cose. Però è quello che a me interessa in qualche modo dirvi, che noi abbiamo le idee chiare da questo punto di vista. Un'altra cosa volevo dirvi rispetto invece alla sanità, altro tema fondamentale che ogni volta che in questa campagna elettorale ho parlato con qualcuno mi ha sempre sollevato. La sanità in questo momento è allo sfascio totale. Stamattina siamo andati con Luigi all'ospedale di Agrigento a visitare il pronto soccorso perché abbiamo visto un video terribile ieri sera, che era di una settimana fa. Vi prego di fare un po' di silenzio. Okay. Abbiamo visto un video terribile, una denuncia di un'associazione di infermieri che lavorano lì in quell'ospedale. È una situazione assurda. Allora io dico una cosa. Se qui non si riparte innanzitutto da quella che è la rete ospedaliera, si deve rifare la rete ospedaliera, perché è stata fatta con logiche politiche e con logiche burocratiche, direttamente su un tavolo piano a Palermo. E questa cosa non funziona perché hanno tenuto fuori non solo i bisogni della gente, non solo i bisogni di intere comunità, non hanno minimamente interpellato neanche i sindaci, i comitati dei cittadini che si occupano di salute pubblica e che si battono per avere dei servizi. Non hanno ascoltato nessuno, non hanno ascoltato neanche i medici e gli infermieri. E hanno messo in piedi una rete ospedaliera che aveva semplicemente delle logiche di peso politico. Qual è il deputato della zona che pesa di più? Ok, allora quell'ospedale rimane aperto, quell'ospedale viene potenziato, quella struttura avrà ancora dei riconoscimenti.
Quando invece un territorio era sguarnito, abbiamo cominciato a chiudere punti nascita, abbiamo cominciato a chiudere reparti, abbiamo cominciato a depotenziare. Questa è una logica che non funziona, che non può appartenere a nessuno, perché la sanità e il diritto alla salute non è roba da burocrati e neanche da politici, è roba di diritto, di cose serie che appartengono alla gente. E allora noi faremo il percorso inverso, la scriveremo sentendo i sindaci, i comitati, i cittadini e le comunità, e partiremo da quelli che sono i bisogni specifici, la rimetteremo in piedi e poi solo alla fine faremo l'ultimo passaggio in assessorato per metterla lì su quello che deve essere un territorio, considerando anche la viabilità, ma soprattutto anche la qualità delle strade che abbiamo. Perché se oggi mi venite a dire, e io sono di Caltanissetta, che abbiamo due ospedali a 37 km di distanza, quello di Caltanissetta e quello di Mussomeli, qualcuno dirà, beh, 37 km, una ventina di minuti in automobile e arrivi dall'altra parte. In realtà voi conoscete bene qual è la dimensione di quella strada. Sono un'ora e mezza di curve, come tante altre ore e mezza di curve ci sono in questo territorio anche, di strade che sono completamente allo sbando, di strade che sono abbandonate. Allora tu devi mettere l'orografia, la geografia del territorio, la qualità delle strade e i tempi di percorrenza nel calcolo che devi cominciare a fare. E non ci puoi mettere il numero di accessi ad un reparto piuttosto che il numero di nascite in un altro reparto, perché quelle sono cose che riguardano semplicemente chi fa burocrazia. Devi tenere conto invece di quello che c'è realmente sul territorio. Dateci le strade che hanno nelle altre regioni, dateci le infrastrutture che hanno nelle altre regioni, saremo pronti anche a rinunciare a qualche ospedale in giro, ma prima vogliamo muoverci come si muovono tutti gli altri. Prima vogliamo muoverci come si muovono tutti gli altri. Vi dico l'ultima cosa sulla sanità, le ultime due anzi, che sono importanti. Medici e infermieri, al quale va il mio ringraziamento personale, sono troppo pochi in questo territorio, sono troppo pochi nelle strutture siciliane, ed è per questo che ci sono i disservizi alla sanità, ma la colpa non è loro, la colpa è di chi li sta gestendo in quel modo. Noi dobbiamo avviare concorsi per assumere ancora nuovi medici e nuovi infermieri. Dove li prendo i soldi? Spendiamo ogni anno 9 miliardi e mezzo di euro di sanità, non gliene dobbiamo aggiungere neanche un euro a quella sanità. Gli stessi soldi basteranno per fare concorsi, perché dovremo spenderli meglio. Vi faccio un esempio soltanto. Ogni anno 250 milioni di euro di soldi dei cittadini siciliani se ne vanno in altre regioni perché noi non troviamo centri di eccellenza qui in Sicilia e ci andiamo a curare dalle altre parti. E spesso, beffa delle beffe, troviamo dalle altre parti un medico siciliano che ci aspetta per curarci. Nelle strutture della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, della Campania, e tutto il mondo. Allora io dico una cosa. Se studiamo i quattro motivi principali per i quali noi cittadini siciliani ci andiamo a curare dalle altre parti, fermo restando che la libertà di scegliere dove uno si vuole curare sarà sempre garantita, ma se studiamo i quattro motivi principali per i quali andiamo dalle altre regioni a curarci e li investiamo qui quei 250 milioni per creare quattro centri di eccellenza, non avremo soltanto fatto tornare indietro il paziente e quindi quel paziente siciliano, ma faremo tornare a casa finalmente anche quel medico siciliano che ci aspetta nelle altre regioni. Perché io vorrei che questa terra non fosse più la terra di chi dice, beh, ma tu parli da Lombardia, parli del Veneto, no, funziona tutto, non è perfetto, noi siamo la Sicilia. Questa è rassegnazione. E sapete cos'è la rassegnazione? È la virtù dei mediocri. I mediocri ci hanno governato fino ad oggi e ci hanno fatto credere che questa regione non poteva andare in altro modo che se non in questo modo. Non è vero. Noi dobbiamo puntare al primo posto, noi dobbiamo cominciare a pensare che finalmente questa regione può farcela e può avere la stessa qualità dell'offerta sanitaria che hanno nelle altre regioni. Dobbiamo solo lavorarci, dobbiamo solo metterci veramente con olio di gomito e cominciare davvero a ripulire tutte le porcherie che hanno creato e a rimettere in piedi un servizio sanitario che funziona. Vi dico l'ultima cosa, che è quella che mi preme di più. Io ho incontrato in questi giorni giovani e meno giovani, persone anziane che mi hanno raccontato storie terribili sulle liste di attesa per fare le visite, per fare gli esami all'interno degli ospedali. L'altra sera è davvero mi sono arrabbiato talmente tanto per la mia, è finito in un abbraccio con le lacrime, perché una signora anziana mi ha raccontato, sai, dice, io ho 80 anni, ho dei problemi, è ovvio, è la mia età. E quando il medico mi ha detto che dovevo farmi degli esami, mi sono rivolto immediatamente a quello che era il centralino della zona per prenotare una visita nell'ospedale pubblico. Dall'altra parte mi hanno detto che quella visita io l'avrei potuta fare soltanto fra 2 anni, viste le grandi liste d'attesa che c'erano.
Ah, io dico una cosa, ma com'è possibile? Ma sapete perché mi ha fatto ancora di più arrabbiare? Perché a un certo punto mi ha detto, e la stessa voce, quel centralino, mi ha raccontato però che se volevo lo stesso professore che mi avrebbe fatto la visita per 2 anni, il domani pomeriggio mi avrebbe potuto ricevere a pagamento. Che la signora mi raccontava, allora io che ho fatto? Sono andata a informarmi quantomeno e mi hanno detto che quella visita costava 300 euro. E io prendo 450 euro di pensione, come farò ad arrivare alla fine del mese? Allora ho dovuto mettere il mio cibo, la mia serenità, la possibilità di continuare a vivere e di arrivare alla fine del mese contro una cura importante che avevo. E sa che ho scelto? Ho detto, oh signora, ho scelto di non curarmi. E davvero... riuscirà a garantire visite mediche, esami, in tempi certi e accettabili. Noi vogliamo assumere più medici perché le visite dovranno essere tutti i giorni dalle 8 alle 23 per davvero dimezzare, annullare quasi quelle che sono le liste d'attesa. Ma se qualcuno dovrà rivolgersi ad una struttura privata, a quel punto la Regione Siciliana gli rimborserà queste persone e gli darà la possibilità di potersi curare. Ok. Grazie a tutti. Hanno già detto tutto loro. Questo è il Movimento 5 Stelle, io ne sono fiera di farne parte.